Dopo il trionfo in Coppa Italia, la partita con il Lecce per la Lazio, una pratica da smaltire al più presto, con il pensiero rivolto a Parigi per la finale UEFA con l'Inter. Eriksson fa accomodare in panchina Mancini, Nesta, Nedved, Venturin e Marchegiani. Il Lecce si presenta al proprio pubblico con sottile disagio per la retrocessione pitagoricamente evidente, ma deciso ad onorare l'impegno. La squadra pugliese sfiora il gol con Casale, che a volo manda la palla a colpire il palo esterno. Nella Lazio il calo di tensione è visibile, i centrocampisti non riescono ad arginare le incursioni degli avversari, che vanno ancora vicino alla marcatura con Casale, che calcia oltre la traversa da favorevole posizione. Si sente profumo di gol, che giunge a due minuti dalla conclusione della prima frazione con Palmieri, abile a sfruttare un assist di Cozza. Nel montaggio di Lorenzo Massaro rivediamo la nona rete in campionato dell'attaccante leccese. Per la Lazio un altro stop in campionato, dove nelle ultime cinque gare ha raccolto solo un punto. La testa a Parigi, la parola a Eriksson al microfono di Marcello Favale. Forse un po' così, purtroppo stiamo perdendo troppi punti in campionato. Dopo la partita in casa che abbiamo perso contro la Juve, non abbiamo fatto bene più in campionato, tante partite, tante punte buttate via. Solo nel fine di questa gara sogniamo con la cattiveria, con la grinta giusta, e potevamo pareggiare la partita almeno, però è così. Gli avversari, Eriksson fa entrare Venturin, Nedved e Mancini. Il Lecce rimane in 10 per l'espulsione di Annoni e la Lazio, approfittando di un errato retropassaggio di Piangerelli, si procura un rigore per una vistosa spinta di Cyprien a Casiraghi. Espulso il francese per fallo da ultimo uomo, Marcolin si fa però parare il tiro da Lorieri al quarto penalty neutralizzato in questo campionato. Ascoltiamo Sonetti. Domenica mi avevano fatto arrabbiare di brutto,